Attenzione! In questo video sono elencati una serie di consigli basati sulla mia esperienza personale. Non vogliono in nessun modo essere considerati come delle regole da seguire o sostituire il parere di esperti, ma sono solo consigli che ho tratto dalle mie scampagnate sotto la pioggia. Buon video! Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio qua in studio. Oggi andremo a trattare una delle paure, forse più grandi, di noi motociclisti. La pioggia o comunque la guida sul bagnato. Personalmente ogni tanto guidare anche con la pioggia, comunque col bagnato, in quelle giornate magari autunnali può essere anche piacevole, almeno per me lo è molte volte, ma in città la guida diventa un vero e proprio incubo, appunto accompagnata dalla pioggia, bagnato e schifezze varie buttate per terra. E sì, perché è proprio in città che si nascondono mille pericoli dettati anche da automobilisti che sono sempre la maggior parte più distratti dall'utilizzo del telefono e logicamente da minor campo visivo appunto in caso di pioggia. Quindi direi come primo accorgimento da seguire, che può essere logicamente banale, ma è quello di rendersi il più visibile possibile, a partire dalla tuta antipioggia o dal nostro abbigliamento tecnico, anche waterproof, tutto quanto, con magari colori sgargianti, quindi fluo, giallo, arancione, perché no anche magari talvolta rosso acceso. Insomma, l'importante è rendersi visibili il più possibile, sia noi sia il mezzo. Il mezzo tramite l'utilizzo magari di adesivi catarinfrangenti e tutto quanto. Assicuratevi inoltre di essere ben coperti sia dal freddo ma anche dalla pioggia, perché cosa comporta tutto questo? Se prendiamo freddo ci andiamo a rigidire sulla sella e quindi corriamo il rischio di fare una bella scivolata per terra, del tutto inutile e quindi evitabile. Un'ultima accortezza prima di salire in sella è sicuramente quella di dotarsi di una pin look. Che cos'è la pin look? Non è altro che una specie di, chiamiamola, seconda visiera che va messa all'interno del casco e che crea un cuscinetto d'aria in modo tale da non far appannare appunto la visiera stessa, o comunque cercare di tenere il casco il più aperto possibile per aumentare la ventilazione, quindi anche grazie all'utilizzo di prese d'aria, magari levare il sottomento antivento, che è vero è stato ideato per quello, ma in questi casi ci può comunque aiutare per non far appannare la visiera. Bene, ora che siamo in sella, ben protetti dal vento, dalla pioggia, dalle intemperie e tutto quanto, come ci dobbiamo comportare? Sicuramente dovremmo guidare il nostro mezzo molto docilmente, evitando accelerate, frenate brusche e anche cambi di marcia repentini. Inoltre è sempre bene utilizzare entrambi i freni, quindi non limitarci al solo utilizzo del davanti o del dietro. Il dietro magari può essere utilizzato per piccole correzioni, come di solito si usa sempre, perché è un freno teoricamente sempre molto più docile rispetto all'anteriore, che è sempre quello più deciso, quindi la frenata principale, e quindi utilizzarli insieme. Il mio consiglio, ripeto, nella mia esperienza personale, è quello di utilizzare magari prima il freno posteriore e poi successivamente, subito dopo, proprio in frazioni di secondo, l'anteriore, in modo tale da far scendere piano piano la moto gradualmente insieme. Altro accorgimento che non poche volte ha dato i suoi frutti è stato banalmente mantenere la distanza di sicurezza, perché ragazzi, col bagnato, con qualsiasi fondo magari non proprio ottimale, si va ad allungare i tempi di frenata, quindi la lunghezza della frenata, e quindi mantenere la distanza di sicurezza sicuramente è un ottimo modo per potersi salvare la pelle. Se possibile evitate, come la morte, come la peste praticamente, tutto ciò che è tondino, strisce bianche, strisce per terra, colorate, tutto quanto, perché quelli sono davvero davvero scivolose per la nostra moto. Quindi se più possibile evitatele in curva, evitatele o comunque tenetele una moto più dritta possibile, in modo tale da avere maggior spazio per gli aderenze della gomma, altrimenti non passateci proprio e basta, fate prima. Stesso discorso logicamente vale anche per la frenata, quindi quando frenate sopra fatelo con la dovuta cautela, non andate lì a stringiamo tutto al freno e via, finirete per terra, o magari comunque la moto non gli piacerà tantissimo questa situazione. Altro piccolo consiglio è quello di tenere la moto il più dritta possibile, quindi spostatevi voi e di conseguenza si sposterà pian piano anche lei, e andate anche tranquilli, quindi moderate la velocità. Anche se le moto di oggi hanno tanta elettronica, comunque ABS e controllo di trazione talvolta non bastano per portarvi a casa in sicurezza, quindi prestate tanta attenzione. Prima di salutarci, l'ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello di valutare l'asfalto sul quale state viaggiando. Va da sé che i sanpietrini siano la morte più totale per ogni mezzo a due ruote, anche quello lì sono stati inventati apposta
come trappola mortale per fare fuori più due ruotisti possibili. Comunque, se un tratto di strada è particolarmente viscido, basterà osservarlo. Comunque, la buona parte delle volte si fa così. Quando un asfalto è opaco, possiamo andarci, tra virgolette, un pochino più in sicurezza, perché drenerà meglio l'acqua. Un asfalto invece lucido è molto molto scivoloso. State attenti logicamente a fango, pietroline, foglie soprattutto, e buche piene d'acqua, perché non sapete quanto sono profonde. Se possibile, anche qui, evitatele. Se dovete necessariamente passarci sopra, fatelo con molta cautela, quindi piano piano, non andate al rambo. Ragazzi, anche questo video è terminato, spero di avervi dato delle nozioni abbastanza interessanti e come sempre, per qualsiasi commento o correzione, scrivetelo qua sotto nei commenti. Grazie mille per aver guardato il video, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare mi piace e perché no anche attivare la campanellina degli avvisi, così magari rimanete aggiornati anche su tutte le mie ultime novità. Spero che Iris torni presto a casa, quindi torna, ti prego Iris, se stai guardando questo video. E poi farò un video dedicato a parte su tutte le problematiche che è successo. Ancora non voglio sbilanciarmi troppo perché so e non so, diciamo così. E ormai la moto non ce l'ho da 2 settimane. Però, insomma, spero che torni, anche perché abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo un po' di cose in sospeso da fare. Quindi, insomma, Iris, ripeto, se stai guardando questo video, torna a casa. Noi ci vediamo come sempre a venerdì prossimo. Ciao ragazzi, alla prossima. È ora di andare a fare la nanna. Posso spegnere? Dove è l'interruttore? Ecco. Buonanotte.